Parte anche quest'anno l'undicesima edizione del Matese Sposi, un evento che si terrà anche quest'anno all'auditorium dell'Istituto Professionale di Alife. E qui con noi abbiamo uno degli organizzatori dell'evento, Luisa Porto. Buongiorno. Luisa, spiegaci un pochettino il programma di Matese Sposi. Allora, prima di tutto ci terrei a precisare cos'è Matese Sposi. È una kermesse, come dice appunto il nome, dedicata al mondo degli sposi. Si terrà, durerà 3 giorni all'interno dell'Istituto Professionale Manfredi Bosco di Alife e ospiterà tutto ciò che ruota attorno al settore matrimonio, quindi tutto ciò che gli sposi cercano, quello di cui hanno bisogno per organizzare il giorno più bello della loro vita, il loro matrimonio. L'associazione Comart, di cui faccio parte, ne è l'organizzatrice, quindi io non sono l'unica, ma vi è tutto un circuito organizzativo alle spalle della kermesse che, come ho detto, durerà 3 giorni e che durante il fine settimana, quindi il 30 di novembre e il 1 di dicembre, ospiterà i famosissimi defilé serali. Quindi un invito alle spose, ma non solo, anche agli sposi o a coloro che dovranno partecipare ad un evento importante come il matrimonio, venire da noi, saranno ospitati da noi per questi défilé che si terranno appunto il 30 sera e il 1 dicembre. Anche quest'anno Matese Sposi continua, è giunto ormai l'undicesima edizione, abbiamo spostato il periodo, di solito la kermesse si teneva all'inizio di gennaio, mentre quest'anno si svolgerà a novembre, tra novembre e dicembre. Abbiamo dovuto anticipare anche per motivi tecnici legati all'organizzazione del matrimonio. Gli sposi necessitavano di vedere qualcosa di nuovo prima dell'arrivo del nuovo anno di gennaio, quindi li abbiamo accontentati anche quest'anno. E niente, Donatella, io vorrei invitare chiunque debba sposarsi, ma non solo, a partecipare all'evento, è ovvio. Sicuramente un'ottima iniziativa, ma dimmi Luisa, come mai questo nome Matese Sposi? Chiaramente Matese si riferisce alla nostra zona, alla zona del Matesino, perché noi vogliamo promuovere il territorio. Non c'è la necessità di uscire da una zona così bella che può fornire anche tutto ciò che serve agli sposi per organizzare il loro giorno più bello, e dunque la ricerca di promozione del territorio attraverso un evento importantissimo, l'evento che tutti sognano, il coronamento di un sogno, il matrimonio. Dunque, perché uscire fuori dal nostro territorio quando anche qui possiamo trovare tutto ciò di cui abbiamo bisogno? E questa è la domanda che si è posta la Comart e ha risposto attraverso l'evento Matese Sposi, che è arrivato con successo all'undicesima edizione. Bene, da Piedimonte Matese è tutto, Donatella d'abbraccio per italianews24.net.